Cari amici, oggi la magia di Fata Zucchina vi porta dritti dritti nel cuore della Val di Non, in modo particolare ad ammirare il bellissimo spettacolo naturale del lago di Tovel, altrimenti detto il lago degli orsi, proprio perché lì in zona si vede ancora qualche orso. Ma viene anche detto il lago rosso. Ebbene, questo è un evento che è dato proprio dalla presenza, dalla fioritura di una particolare alga che vive al di sotto di quelle acque, fioritura che però manca dal 1964. Ma questo colore rosso ci lega a un'altra bellissima leggenda che in un certo senso ci fa venire in mente il frutto di quella zona della Val di Non, che è ovviamente la mela. Oggi abbiamo ospite della nostra ricetta autografata la mela Evelina, che ci parla di una grandissima e bellissima principessa, la principessa Presenga, che, ahimè, essendo molto bella, faceva battere il cuore a tanti pretendenti, a tanti più uno. E qui arriva il perché del nostro ahimè, perché il re l'ha vinto, la volle a tutti i costi in sposa e, dopo aver ricevuto diversi rifiuti da parte della principessa, smosse tutto il suo esercito e andò a dichiarare guerra al regno di Ragodi, dove regnava il papà della principessa. Cosa accadde? Purtroppo il tutto finì in un grande simulacro di sangue e la principessa stessa perse la vita insieme a tanti combattenti che volevano insieme a lei difendere il regno. E allora a questo grande evento tragico si unisce il pianto del lago, che in qualche modo ricorda la scomparsa della principessa, che però con la sua bellezza ci lega ai frutti della natura. E oggi con la mela Evelina vi proponiamo delle chips sfiziosissime, ma soprattutto veloci veloci, le prime chips da fare in soli 15 minuti. Utilizziamo le nostre mele Eveline, che sono particolarmente indicate per il consumo a crudo, tanto sono croccanti e succose, ma noi che vogliamo approfittare della loro croccantezza le rendiamo patatine. Le laviamo molto bene perché non andiamo a sbucciarle, in modo che della buccia utilizziamo il grande quantitativo di fibre e ovviamente di antiossidanti. Dopo aver tagliato nel modo più regolare possibile, possiamo aiutarci con una mandolina, le nostre fette di mela, andiamo a farle cuocere in tre pause nel nostro microonde. Partiamo con una temperatura di 750 watt per 5 minuti, poi andiamo a girarle, continuiamo con 450 watt per un minuto, infine le rigiriamo nuovamente e terminiamo la cottura per 5 minuti a 350 watt. Ma sarebbe molto bene in conclusione andare a intingere le nostre chips in qualcosa che dia quella sapidità in più, così non andiamo ad addizionare del sale. E allora ci affidiamo al Made in Italy e ci arriva un bel mix di speck e ricotta vaccina. Andiamo a tritarli in un frullatore, li amalgamiamo insieme in modo da ottenere un composto cremoso che andrà con l'aggiunta di un po' di pepe a simulare quella nota stuzzicante di una crema da distendere sulle nostre chips, che così potranno diventare tipo delle tartine. Risultato finale? Un aperitivo low carb, quindi una ricetta a basso contenuto di carboidrati con un alto contenuto di proteine di ottima qualità. E con questo si apre l'accessibilità della nostra ricetta facile facile veloce anche per tutto il mondo degli sportivi, per avere un'ottima carica di energia, di proteine e tutte le vitamine e sali minerali della nostra mela Evelina, che ci accompagna in questa ricetta autografata firmata da una grandissima e bellissima Presenga, che oltre a piangere rosseggia di tutto il cuore della Val di Non.